argomento, perché la cosa che mi ha molto colpito, un tema che a me appassiona molto, è il passaggio di testimone da una generazione all'altra. E a me appassiona molto questa vicenda, anche perché la famiglia abita c'è un piccolo cortile che divide la fabbrica e l'azienda, quindi il controllo, voglio dire, non c'è separazione, cioè tu cedi l'azienda a tuo figlio, però ti guardi alla finestra e vedi cosa sta facendo. La Sintel è nata nel 1959 ed è stata fondata da mio padre con degli altri soci. Con l'andare degli anni, passando attraverso varie vicissitudini e migliorando sempre più il potenziale dell'azienda, siamo arrivati fino al 2010. Nel 2010 io e mio figlio abbiamo praticamente acquisito tutte le quote aziendali. Si può dire che dal 2010 l'azienda è nata un'altra volta. Dal 2010 ad oggi abbiamo sempre cercato di modificare e di cambiare il nostro modo di operare. Da azienda che produceva solo materiale grezzo, ci siamo spinti fino ad arrivare a fornire ai nostri clienti un prodotto finito, pronto da montare in macchina, che è quello che facciamo per la maggior parte oggi. Siamo un'azienda innovativa perché siamo una delle poche aziende che in questo settore è in grado di produrre il particolare finito pronto da montare in macchina dai nostri clienti partendo dalla materia prima che è la polvere. Questo dà naturalmente una tracciabilità completa sul prodotto che forniamo e dà la possibilità di fare degli sviluppi ai nostri clienti che in altro modo non sarebbero permessi. In questo sta in qualche modo la nostra principale innovazione. Noi siamo in grado appunto di sviluppare in co-design o in collaborazione con il cliente finale il prodotto in qualche modo tagliato proprio sulle esigenze stesse del cliente, e quindi questa cosa ci dà l'opportunità di continuare ad innovare da un lato, perché possiamo entrare in contatto con nuovi settori di applicazione, e dall'altro naturalmente continuare a sperimentare al nostro interno nuove forme, nuove tolleranze, nuovi gradi di materiale, quindi tutto questo fa sì che la totalità del nostro prodotto non si in qualche modo si concretizza nel particolare che vendiamo, ma è un corredo di servizi sia di consegna che di sviluppo che naturalmente rendono il tutto appetibile al mercato. Un mercato sicuramente di nicchia, un mercato dove appunto le applicazioni devono essere in qualche modo ricercate ogni giorno. Considerando che noi riusciamo a lavorare con il settore alimentare, col settore tessile, col settore della carta, con il settore del packaging, il settore della lamiera, insomma davvero un'infinità di campi di applicazione nei quali cerchiamo ogni anno di sviluppare dei nuovi prodotti, anche se poi naturalmente il prodotto e il know-how del prodotto rimane comunque in mano al cliente finale. Dal 2010 appunto abbiamo cambiato un po' pelle, perché stiamo cercando di ampliare ancora di più i campi di applicazione nei quali agiamo, stiamo cercando di sfondare nuovi mercati come quello francese nel quale abbiamo aperto una sede, perché naturalmente diventa necessario ed obbligo riuscire a varcare i confini nazionali per riuscire ad essere e rimanere competitivi sul mercato. Facciamo appunto un prodotto che è frutto della sinterizzazione, cioè di un processo che ci consente di partire da polveri che non hanno quindi particolari caratteristiche meccaniche e ad arrivare ad un prodotto invece con caratteristiche meccaniche ben definite di durezza, di tenacità, densità e quant'altro. Questo processo è un processo
che avviene all'interno di forni sottovuoto con temperature massime di 1500 gradi e durante questo processo la cosa in qualche modo particolare è che non viene modificata la forma del pezzo ma solo le sue dimensioni, cioè il pezzo viene introdotto nel forno già con la forma finale e durante la sinterizzazione ciò che accade è una densificazione del materiale stesso, per cui una riduzione del volume che si attesta intorno al 20% in percentuale lineare, e questo processo appunto è un po' il fulcro e l'anima del nostro processo produttivo, ed è questo che in qualche modo ci distingue un po' sul mercato rispetto ad aziende che fanno o solo la finitura o solo il materiale grezzo. Noi invece tramite questo processo nostro interno che gestiamo noi riusciamo poi ad arrivare al prodotto grezzo per essere rettificato, eseguiamo la rettifica e arriviamo al prodotto finito.